Buongiorno a tutti, telespettatori di Le Fonti TV e ben ritrovati a un nuovo appuntamento dei nostri Le Fonti Awards 2021, undicesima edizione. Si tratta di un vero e proprio unicum nelle premiazioni in Italia e non solo. Noi realizzeremo l'assegnazione di questi importanti riconoscimenti dai nostri studi televisivi nel cuore pulsante dell'economia, nel centro storico di Milano, in piazza Cordusio, in via Dante. E questo show televisivo ha un obiettivo su tutti, quello di riconoscere le eccellenze nel mondo delle professioni, della consulenza e delle imprese, oggi con un particolare focus sul settore assicurativo. Permettetemi di dire che sono veramente orgogliosa di far parte della prima TV nazionale che ha deciso di dedicare non solo un appuntamento ma intere settimane tematiche alle eccellenze italiane. Vi ricordo quali sono le nostre principali settimane tematiche: l'Asset Management TV Week, la penale d'impresa fino agli appuntamenti dedicati a New Insurance, AI e 5G, HR e mondo del lavoro e trading. Le Fonti TV infatti si riconferma l'unica live streaming television in Italia in grado di vantare un palinsesto news focalizzato su tematiche economiche, politiche, finanziarie, legali e dell'infotainment. E la crescita del gruppo Le Fonti è testimoniata dall'inserimento nella classifica del Financial Times come settima azienda europea per crescita nel settore media. Nel ranking di prima comunicazione redatto da Comscore si posiziona al 15° posto tra i 100 siti di informazione più seguiti in Italia. Qual è la nostra mission? È quella di valorizzare i brand con la nostra comunità certificata e focalizzata al business di oltre 10,5 milioni di persone. Ma ora veniamo a questa importante celebrazione, a questo importante appuntamento. Cosa succederà? Io annuncerò la categoria di riferimento, poi il nome del vincitore, leggendo la motivazione che ha portato proprio all'assegnazione del premio e quindi che ha portato alla vittoria. Subito dopo ci collegheremo con il vincitore stesso per commentare questo riconoscimento unico che potete vedere qui accanto a me, eccolo qui, e che riproduce il logo stesso di Le Fonti. Macro categoria imprese, categoria insurance. Il premio è quello di eccellenza dell'anno, innovazione and leadership, riparazione auto. La motivazione: per la riconosciuta leadership a livello nazionale nel settore delle riparazioni e dei servizi nel mondo delle automobili, per l'alta qualità e la pressoché totale soddisfazione dei clienti, per l'attenzione verso un'attività ecologicamente compatibile e la sempre maggiore specializzazione del personale. Il premio va a Gruppo Maestri della Grandine. Saluto in collegamento con noi Angelo Vicino, CEO, fondatore Maestri SRL. Angelo, buongiorno, ben trovato. Buongiorno a tutti voi. Naturalmente buongiorno. Complimenti da parte mia e da parte di tutte le fonti. Le chiedo subito un commento per questo riconoscimento. Ringrazio voi, ringrazio la mia azienda. Quest'anno è stato un anno difficile, ma siamo riusciti a ottenere tutti gli obiettivi. Quindi siamo molto soddisfatti della crescita e del vostro riconoscimento. Abbiamo letto tante cose, tanti spunti interessanti da cui vorrei partire proprio per parlare un po', per fare un po' un bilancio di quello che è accaduto quest'anno e anche per proiettarci verso il futuro, che in questo momento di ripartenza è la cosa credo fondamentale. Intanto la riconosciuta leadership a livello nazionale nel settore delle riparazioni e dei servizi del mondo delle automobili, per la soddisfazione praticamente totale del cliente. Insomma, questo anche ha portato, credo, e mi soffermerei qui come punto di partenza, ai traguardi che avete raggiunto nonostante quello che è accaduto, no? Perché siete stati vicini proprio ai clienti. Sì, quest'anno per via del Covid è stato ancora più difficile,
riuscire a collaborare con tutti i nostri clienti che ci hanno scelto. Diciamo che ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti a riparare 24.000 vetture su tutto il territorio, abbiamo oltre 1.000 carrozzerie che ci sostengono, quindi ringrazio anche loro per la disponibilità e l'accoglienza che c'è stata verso gli assicurati. E, quindi tutto sommato è andata bene, dai. Esatto. E altri? Ecco, altri due punti anche qui che vanno a sottolineare come siete rimasti, no? Un'eccellenza, anzi siete stati confermati eccellenza del nostro territorio, l'attività ecologicamente compatibile, l'ambiente in primis e poi la specializzazione del personale, quindi avete puntato sempre molto sulla formazione, quindi sulla specializzazione. Sì, il nostro settore appunto si occupa di riparazione a freddo. Quindi siamo stati vicino anche al territorio italiano, all'ecologia, non abbiamo inquinato e riusciamo sempre a evidenziare meno macchine possibili e quindi questa è la nostra forza e cercheremo sempre di portare avanti questo discorso sull'ecologia soprattutto, sì, perché sì. È un tema di tutti i giorni, quindi certo. Dai, va bene così. E poi ci si chiede proprio alle imprese del territorio di essere al passo con questo, quindi assolutamente la promozione è avvenuta, promozione e premiazione è avvenuta anche per questo sì. Aspetto. Senta, a questo punto Angelo, come guardate al futuro? Su cosa proseguirete? Quali sono insomma i vostri prossimi traguardi che volete raggiungere? Allora, un traguardo che abbiamo già raggiunto, sono molto soddisfatto. Abbiamo chiuso una partnership proprio con Pininfarina, con tutto il gruppo a livello mondiale. Siamo uno sponsor a fianco appunto Pininfarina per 5 anni perché abbiamo acquistato l'ex stabilimento su Torino che è il più grosso d'Europa. Sono oltre 15.000 metri quadri, 6 cabine con 7.000 metri quadri di carrozzeria al primo piano e al secondo piano c'è tutta l'area maestri. Quindi abbiamo un potenziale su Torino città che non è da tutti. È un progetto molto importante che già segue il suo percorso, quindi fra qua 3 anni sappiamo già dove vogliamo andare e soprattutto questo centro è un centro molto importante, molto, mi orgoglisce molto. Certo, quello che diciamo sempre è questo, che poi la lungimiranza è quello che differenzia, no? Le imprese, perché chiaramente si deve intervenire quando c'è l'emergenza, ma avere una prospettiva di lungo termine aiuta a consolidare poi i successi, quindi insomma è quello che mi sta confermando anche lei. Quindi insomma io ringrazio lei e tutto il suo team per l'assistenza che date, mi pare di capire che ci siano proprio all'ordine del giorno sempre nuove sfide. Certo. Assolutamente okay. Sì. E a questo punto io le faccio questa domanda, visto che ormai siete tra le eccellenze insomma, che sono state ovviamente messe sul tavolo dalle fonti, con i Le Fonti Awards, sarete monitorati, lo sai, consapevole di questo. Sì, sì, certo. Quindi se il prossimo anno, contando su una riselezione, le chiedo, voi sarete ancora dei nostri, insomma, per parlare di un consolidamento dei risultati raggiunti. Sì, sì, assolutamente. Confermiamo già la nostra partnership con il vostro gruppo. Va bene. Perché comunque è un nostro obiettivo, ogni anno cerchiamo sempre di fare meglio. Va bene, allora questo è anche per guardare anche noi in prospettiva futura, visto che abbiamo parlato di lungimiranza. Intanto però il premio è attuale, è tutto vostro, quindi complimenti al gruppo Maestri della Grandine per eccellenza dell'anno, innovazione e leadership per riparazione auto e grazie ad Angelo Vicino, CEO fondatore di Maestri SRL. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi e arrivederci. Arrivederci. E grazie a tutti. Macro categoria imprese, categoria insurance. Il premio è quello di eccellenza dell'anno insurance tutela legale. La motivazione: per la capacità di fornire un supporto tecnico tempestivo ed efficace con la massima customer satisfaction, per incarnare i valori della CSR, la responsabilità sociale, con progetti di sostenibilità ambientale e diversity and inclusion, anche attraverso i canali social e per affermarsi per il nono anno consecutivo leader autentico del settore. Il premio va a DAS Difesa Legale.
In collegamento con noi il direttore generale Roberto Grasso. Bentrovato, insomma, Roberto. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio e complimenti intanto per questo riconoscimento. Partirei proprio, a parte chiederle un commento a caldo, ma dal fatto che, l'abbiamo letto nella motivazione, è il nono consecutivo premio che DAS si aggiudica in questo contesto nel settore. Come commenta, appunto, al di là del commento che le chiedo proprio su questo premio, la capacità di confermarsi leader nella tutela legale? Cioè, perché insomma, una volta va bene, due volte anche, però quando si vince per nove volte, ecco. No, grazie per questo importante riconoscimento. È un grande orgoglio per tutta la squadra DAS che valorizza l'impegno. L'ha detto lei, ecco, nove anni non è due o tre volte, ma diciamo che ecco, per l'impegno, per la qualità e la tempestività delle erogazioni dei servizi di difesa legale alla clientela. Mi piace, diciamo, le ultime tre parole, che se non ricordo bene, leader autentico del settore. Sì. Vuol dire, cioè, queste sono delle parole chiave che racchiudono un po' ecco, quello che abbiamo fatto in questi anni. Abbiamo parlato anche prima, in questi giorni, con tante persone, no? Il valore delle relazioni e creare fiducia con gli intermediari. Questo secondo me è uno degli elementi importanti. Elementi di innovazione continua sull'offerta, creare soluzioni per i clienti, sempre in logica di innovazione. E soprattutto abbiamo investito tanto sulla qualità del servizio, per cui velocità, competenza ed efficacia, che racchiude un po' anche la nostra mission, no? Una giustizia veloce ed efficace alla portata di tutti. Per cui penso che questo ecco, il premio vada proprio a premiare questa nostra, ecco, il percorso fatto in questi anni. Certo, infatti nella motivazione ci sono parole come tempestivo e efficace che lei stesso ha riportato. Non posso non chiederle però, dottor Grasso, qual è stato l'impatto del Covid-19, visto che siamo reduci da un anno così importante, sul vostro business e anche sulle richieste dei clienti? Allora, innanzitutto il lockdown è stato un grande acceleratore dell'evoluzione digitale della nostra compagnia, che ci ha consentito proprio di connetterci ancora di più con i nostri stakeholder. È chiaro che la pandemia per il settore, diciamo, nostro di specializzazione, con un insieme di regole, di PCM, ha fatto emergere nuovi importanti rischi legali, soprattutto per il mondo delle partite IVA, e per cui la tutela legale è stata una risposta soprattutto per i datori di lavoro, per i professionisti. Ecco, immaginate voi il tema dei procedimenti penali, delle sanzioni amministrative e contenziosi, purtroppo, ecco, nei confronti di clienti, di fornitori e purtroppo anche di dipendenti. C'è stata una richiesta molto importante della consulenza legale telefonica, che è cresciuta. Ecco, ricordo a tutti che noi avevamo messo a disposizione immediatamente un servizio di consulenza legale telefonica anche per i non clienti, per dare, diciamo, un supporto all'inizio della pandemia. Devo dire che è stato un anno complicato, ma siamo riusciti a raggiungere dei traguardi importanti, perché avevamo l'obiettivo di raggiungere i 100 milioni di premi, li abbiamo raggiunti. E l'abbiamo superati, perché abbiamo toccato i 104 milioni, per cui anche nel business abbiamo avuto un risultato interessante. Ottimo, e a questo punto altra domanda per guardare al futuro, perché insomma, bene ripercorrere quello che è accaduto nel passato, ma bisogna proiettarsi assolutamente al futuro, parlando di responsabilità sociale d'impresa e declinandola in progetti di sostenibilità ambientale, diversity e inclusion, parliamo di progetti che sono stati centrali per voi in questo ultimo anno. Ci vuole parlare di qualcuno di questi, di progetti in particolare? Certo, allora considerate che l'impegno di DAS è di fornire l'avvocato specialista per il caso specifico che cerchi di dirimere velocemente il contenzioso. Già è una mission che crea, per la sua natura, un impatto positivo verso la comunità e all'intero mondo del sistema giustizia. Per cui abbiamo cercato di andare oltre a questo e riscrivere un po' la nostra mission, affiancando al core business un'attenzione verso la sostenibilità. Per cui abbiamo scelto di avvicinarci con un progetto importante,
alle realtà delle big corporation e delle società benefit e di intraprendere un percorso di sostenibilità con lo scopo di bilanciare quello che è l'obiettivo chiaramente di profitto per una SPA con i temi di sostenibilità sociale, ambientale e di governance. Ormai riteniamo che è imprescindibile un'integrazione dei fattori ESG all'interno del modello di business. Sì. Lei mi chiedeva tra le iniziative, sì, ne abbiamo fatte tante, però vorrei segnalare qualcosa che magari è un po' meno vicino al nostro mondo del business. Abbiamo concluso una partnership con Legambiente per un progetto che si chiama Puliamo il Mondo. Con questa iniziativa daremo sostegno e coinvolgeremo le scuole del territorio per creare cultura ai bambini fin da piccoli su come devono rispettare l'ambiente. L'abbiamo fatto anche noi perché il mese scorso siamo scesi in campo direttamente con 50 colleghi di DAS, abbiamo pulito tutta la zona intorno al nostro palazzo per dare una mano proprio anche noi a liberare la città che in questi momenti ha delle zone che sono certo. Un po' più certo. Molti, diciamo. Sì. Altro tema che è molto caro per noi è la D&I, come diceva lei nella domanda. Nel 2021 abbiamo costituito un team dedicato perché è molto importante avere un team di persone che lavora in questo. E questo team ha l'obbligo e l'impegno di organizzare delle attività. Una cosa che abbiamo concluso è un progetto a favore delle donne che si chiama Spazio Donna. È un progetto che offre proprio un servizio concreto all'inserimento del lavoro femminile, perché non tutti sanno, per esempio Verona è la seconda città del Veneto per disoccupazione femminile, per cui questo progetto tende proprio a dare un aiuto concreto a queste signore che hanno le difficoltà a inserirsi nel mondo del lavoro. Certo, anche perché la categoria femminile è quella che è stata più colpita proprio a causa del Covid, sì, insieme ai giovani e ovviamente a tutta la platea dei lavoratori precari, quindi esatto. Assolutamente poi in un momento in cui è sempre più sentito il tema della presenza sempre più massiccia femminile sul lavoro, un plauso sicuramente a questa iniziativa, non che le altre non siano altrettanto importanti, ma è ancora più centrale in questo momento a causa di quello che è successo post-Covid. Quindi io non posso far altro che rinnovarvi i complimenti per questo riconoscimento e anche i complimenti per quello che state facendo, sperando di rivederci l'anno prossimo per la nuova edizione degli Awards, magari in modalità quella a cui eravamo abituati prima. Esatto, è anche un bel momento. Esatto. Così vediamo, perché così forse arriviamo a doppia cifra dopo il 9. Bravissimo, mi ha tolto le parole di bocca, assolutamente. Bisogna fare cifra tonda, non si può lasciare in sospeso un traguardo così importante. Quindi la metteremo tutta con i fatti e non solo con le parole. Certo, quelli sempre, assolutamente, sono quelli che poi vengono verificati proprio attraverso i nostri awards. Quindi complimenti ancora a DAS, Difesa Legale, per questo premio e grazie a Roberto Grasso, direttore generale. A presto, complimenti. Grazie a lei, grazie, buon pomeriggio, grazie. Macro categoria imprese, categoria insurance. Il premio è quello di progetto dell'anno Protection Insurance. Leggiamo la motivazione. Per aver applicato il know-how nella protection assicurativa e nella vendita a distanza al settore della mobilità smart, ecologica e personale, con il prodotto Infortuni in Mobilità, realizzato per i clienti Telepass, per aver puntato in maniera vincente su digitale e mobile grazie a una nuova piattaforma di e-commerce. Il premio va a MetLife. Saluto il General Manager in collegamento con noi, Maurizio Taglietti. Buongiorno, benvenuto, naturalmente complimenti per questo riconoscimento.
Buongiorno e grazie per i complimenti. Beh, insomma, complimenti che poi sono la realtà, perché poi rappresentano quello che avete fatto e soprattutto il progetto che abbiamo messo in evidenza nella motivazione. Prima le chiedo, poi andiamo a parlare di quello, ma prima le chiedo un commento a questa vittoria. Beh, indubbiamente fa molto piacere, è un premio che riconosce la bontà dell'iniziativa, cosa che tra l'altro è riscontrata dalla grande adesione che abbiamo a livello pubblico, e nello stesso tempo è un riconoscimento al lavoro che il mio team, insieme con quello di Telepass nello specifico, ha fatto durante un periodo piuttosto complicato. Questo prodotto è stato lanciato nel pieno della pandemia, quindi voglio onore ai due team che hanno lavorato insieme con sinergia in modo assolutamente egregio, tant'è che appunto questa iniziativa ha avuto il riscontro sia del pubblico ma anche chi è in grado di apprezzare questo genere di progetti. Certo, assolutamente, peraltro ci colleghiamo subito al tema della protezione, no? Quindi restiamo ancora un istante su questo progetto, che cosa ha significato per voi, ce l'ho già spiegato, però insomma entriamo un po' più nel merito se vuole, e poi perché rappresenta l'evoluzione del sentiment che i clienti hanno proprio in merito all'esigenza di protezione. Credo che sia un'esigenza che è diventata ancora più forte in quest'ultimo anno. Guardi, le rispondo iniziando dalla seconda parte della sua domanda. Indubbiamente la pandemia, tra i vari aspetti di negatività che ha portato, ha avuto il merito, se così possiamo dire, di sensibilizzare la grande platea sui termini della protezione personale, proteggere se stessi, i propri cari, le proprie famiglie, le persone che lavorano nelle nostre aziende. Abbiamo avuto dei riscontri sia a livello statistico di ricerche ma anche a livello pratico quotidiano quanto la protezione è salita in termini di priorità nella, voglio dire, pianificazione del futuro di tutti noi. Ci siamo spostati verso quelli che erano settori tipo quello della grande media impresa dove la sensibilità era già abbastanza elevata, oggi la vediamo anche su livelli di dimensioni più basse, quindi la piccola impresa, l'impresa individuale, ma le famiglie stesse. Il prodotto infortuni mobilità con Telepass va a intercettare un bisogno di protezione, come lei ben ha evidenziato, smart, ecologico, responsabile, personalizzato, in un momento in cui si riparte e la ripartenza vede al centro sicuramente il ritornare a muoversi, il ritornare a viaggiare. Quindi questa iniziativa va anche a intercettare nuovi bisogni legati a una voglia di ripresa che, come stiamo vedendo guardandoci attorno, è piuttosto importante. Quindi abbiamo anticipato con buona capacità di interpretare, se vogliamo, i trend, abbiamo anticipato quello che poi è sotto gli occhi di tutti. Dottor Taglietti, nell'ultima parte della motivazione leggiamo anche per aver puntato in maniera vincente su digitale e mobile. A questo punto le chiedo quanta rilevanza è stata data proprio alla componente digitale e come si colloca, quindi guardando al futuro, la digitalizzazione nella strategia appunto di MetLife. Guardi, MetLife ha raggiunto una posizione di indubbia leadership nell'ambito tra le compagnie specializzate nella protezione personale. E la nostra strategia di differenziazione è punta sulla multicanalità, quindi noi distribuiamo attraverso partnership prevalentemente bancarie, ma non solo, Telepass è un esempio, attraverso una distribuzione tradizionale, agenti e broker, e attraverso la vendita a distanza con diverse modalità e diverse tecniche che includono anche la vendita diretta attraverso la piattaforma. Ma questa piattaforma ha un'importanza perché è in grado anche di supportare la distribuzione sugli altri canali che le dicevo prima, quindi noi lo utilizzeremo per vendere direttamente le nostre polizze sul nostro sito web, sul nostro mobile, nelle app del nostro mobile, ma anche per la collaborazione soprattutto con le partnership industriali, quindi bancarie e non. La digitalizzazione è un qualche cosa che ci vede protagonisti da diversi anni ed è un asset strategico per il nostro sviluppo. La pandemia anche qui ha avuto un ruolo importante, abbiamo contratto i tempi di sviluppo e abbiamo, come dire, anticipato un po' il futuro. Oggi siamo dove avremmo voluto essere tra 3 anni e quindi continueremo a spingere
capitalizzando, diciamo, questo vantaggio che abbiamo realizzato in certo. questo periodo. Esatto, diciamo che una delle cose positive, bisogna sempre trarre insegnamento, insomma, così almeno ci hanno sempre detto, una delle cose positive di questo anno, accelerare dei processi che forse ci vedevano un po' più indietro rispetto ad altri paesi, quindi da quel punto di vista dobbiamo mettere a frutto le nostre conoscenze che comunque ci sono, no? E spesso invece faticano a diventare pratiche. Senta, dottor Taglietti, ovviamente sarà sempre più pressante questo discorso, soprattutto intorno alla digitalizzazione, perciò io faccio ancora i complimenti a tutto il team di MetLife per questo premio, il progetto dell'anno Protection Insurance, e naturalmente l'anno prossimo, magari in modalità diversa, fisica per così dire, mi auguro ci possa essere nuova occasione per parlare degli ulteriori progetti, perciò l'invito è, come dire, a essere sempre sul pezzo per partecipare nuovamente ai nostri awards. Insomma, noi vi monitoreremo. Guardi, la ringrazio, ci conto e sicuramente non vediamo l'ora di poterci rincontrare di persona. D'accordo, grazie a Maurizio Taglietti, General Manager di MetLife, e ancora complimenti. Grazie, buongiorno a lei e buongiorno a tutti. Macro categoria imprese, categoria insurance. Il premio è quello di prodotto assicurativo dell'anno, mobilità alternativa. Andiamo a leggere insieme la motivazione. Per la creazione di Bici2Go, innovativa polizza assicurativa dedicata alle biciclette, atta a tutelare il mezzo di trasporto e chi ne fa uso. Per la garanzia di una copertura valida in Italia e all'estero, completa di assistenza in caso di infortunio, furto, responsabilità civile o qualora si necessiti di tutela legale. The winner is Sara Assicurazioni. Tanti punti vorrei affrontare, punti che abbiamo letto nella motivazione prima, però fatemi salutare in collegamento con noi Marco Bracchini, direttore marketing, brand e customer relationship di Sara Assicurazioni. Marco, ben trovato, buongiorno. Buongiorno, ben trovato a te. Marco, allora, partiamo da un commento più generale a caldo su questo riconoscimento, che cosa significa per voi? Ma siamo veramente lieti di ricevere questo riconoscimento, perché tra l'altro maggio per Bici2Go è stato veramente un mese importante. Finiamo con ieri il Giro d'Italia, dove siamo stati protagonisti con una sponsorizzazione che ci ha visto prendere parte a questa grande e popolare manifestazione, dove Bici2Go era polizza ufficiale del Giro, proprio a riconoscimento del fatto che questo prodotto è stato creato per un'utenza che è amante di questo sport e amante di questo veicolo, che è sempre di più un nostro amico, un nostro compagno negli spostamenti anche all'interno delle città, e comunque per darci modo appunto di trovare soluzioni alternative al classico utilizzo dell'auto. Certo, mobilità alternativa e voglio dire utile, e soprattutto che rispetti l'ambiente, peraltro bisogna andare sempre di più in quella direzione, no? E quindi assolutamente un'iniziativa importantissima. Ecco, l'abbiamo letto anche nella motivazione, quindi lei ha anticipato, Marco, ma insomma altri progetti, perché bisogna guardare oltre, soprattutto dopo un periodo come quello che abbiamo vissuto. Chiaramente parliamo di polizze, completa assistenza, insomma riprendiamo un po' i punti che abbiamo voluto mettere in evidenza nella motivazione. Da dove ripartire, o meglio, da dove continuare, perché poi non ci si è mai fermati? Sì, per noi di Sara Assicurazione quello di osservare i cambiamenti del modo di muoversi, di utilizzare i mezzi, è uno dei nostri compiti più importanti, e cerchiamo di seguire in qualche modo questi cambiamenti. Accanto alla polizza dedicata alla bicicletta abbiamo sviluppato anche recentemente una copertura dedicata alla mobilità alternativa, che segue i mezzi non targati, anche come per esempio i monopattino, tutti i mezzi monoruota che
di nuovo cercano di trovare soluzioni alternative e sempre più coerenti con quella che ormai sta diventando una mobilità plurimodale e che in qualche modo va accompagnata, va seguita, se non altro anche per il tema della sostenibilità e dell'approccio verde, dell'approccio green. Certo, assolutamente, ovviamente con tutto ciò che riguarda l'assistenza proprio della persona, di chi ne fa uso, quindi no, è 24 ore su 24, 7 giorni su 7, soprattutto assistenza non stop. Sì, noi tra l'altro facendo parte della famiglia ACI mettiamo a sistema questi vantaggi che poi trasferiamo ovviamente a tutta la nostra customer base. Tanto per darvi un'idea, noi proprio a Vallelunga e a Lainate, dove abbiamo i centri di guida sicura ACI che sono delle eccellenze europee, dove Sara è title sponsor, abbiamo avviato proprio recentemente ad esempio anche dei corsi di guida sicura per i monopattini e a breve seguiranno anche quelli per le biciclette, proprio perché il tema fondamentale è quello di acquisire la giusta consapevolezza per proteggersi, quindi adottare comportamenti virtuosi, mettere il casco, le luci sempre accese e poi proteggersi anche con la giusta copertura assicurativa. L'idea di assistere in qualche modo il cliente in tutto quello che è il percorso che vive intorno al mezzo che gli permette la mobilità, che è sempre più un mezzo che diventa appunto plurimodale, perché oggi entriamo sempre più a contatto con persone che per fare il tragitto casa ufficio utilizzano più mezzi di spostamento, dall'auto per arrivare alla fermata della metro, al mezzo pubblico e magari per coprire l'ultimo miglio la bicicletta o appunto il monopattino. Ecco, essere presenti e poter dare la giusta risposta a questo nuovo modo di muoversi per noi è un elemento importante e seguiamo con attenzione proprio tutti questi sviluppi. Certo, poi vabbè, concludendo con un discorso circolare, aiuta anche proprio a incentivare l'uso della bicicletta, che è un comportamento virtuoso chiaramente che aiuta a tutelare l'ambiente, quindi a far sì che diventi un mezzo non solo alternativo ma abituale, mettiamola così, quindi tanti vantaggi da tanti punti di vista. Bene, quindi lo sguardo al futuro, insomma, sarà proiettato sempre verso situazioni e decisioni virtuose, no? Marco, si continuerà così? Vuole raccontarci qualcos'altro prima che io la saluti? Altri progetti, altre questioni che insomma ritenete importanti in questo momento? Sì, noi seguiamo ovviamente con attenzione tutti questi aspetti e diamo particolare importanza anche a tutto il tema dello sviluppo della giusta cultura assicurativa. Il tema della prevenzione è un tema sempre particolarmente delicato e non particolarmente presente nella mentalità, diciamo, assicurativa del cittadino medio. Quindi per noi cercare di stimolare in questo senso, anche attraverso la presenza sul territorio dei nostri agenti che fungono un po' anche da testimonial e in qualche modo ricoprono un ruolo sociale importante, che è quello proprio di trasmettere il tema della prevenzione e della cultura appunto alla difesa del rischio, è fondamentale proprio per avvicinare più persone possibili ed estendergli i concetti tipici appunto della giusta prevenzione e della cura del proprio, certo, patrimonio attraverso appunto le giuste coperture assicurative. Certo, assolutamente. Cultura in generale, ovviamente ci riferiamo all'ambito assicurativo. Quindi prodotto assicurativo dell'anno mobilità alternativa, ne abbiamo parlato con Marco Bracchini, direttore marketing, brand and customer relationship di Sara Assicurazione, a cui va questo riconoscimento. A questo punto, nel salutarla, Marco, voi sarete continuamente monitorati dalla nostra giuria delle Fonti Awards in quanto eccellenza del nostro territorio, sarete ancora dei nostri l'anno prossimo se veniste riselezionati per parlare di nuove sfide che ci proietteranno ancora di più nel futuro? Senz'altro, le sfide ci piacciono, quindi saremo sicuramente presenti. Ottimo, va bene, questa è la sfida che lanciamo noi sempre. Grazie e complimenti ancora a Sara Assicurazione, a presto. Grazie a voi. Ma
macro categoria imprese, categoria insurance. Il premio è quello di eccellenza dell'anno innovazione insurance. Leggiamo insieme la motivazione. Per aver fatto dell'innovazione il proprio tratto distintivo a partire dal modello di business, unico nel panorama assicurativo fino al prodotto, personalizzato e flessibile. Per aver investito sulla tecnologia con partnership strategiche, mettendo al centro le reti con un ecosistema di strumenti e servizi all'avanguardia e i clienti finali attraverso un sistema di onboarding digitale efficace e sicuro. Il premio va a Eurovita. E qui come in studio lo invito a salire sul nostro palco Eric Stattin, CEO di Eurovita. Prego, benvenuto. Grazie. E complimenti. Grazie, grazie. Questo è il vostro premio, poi naturalmente lo prenderà, intanto lo lasciamo qui in esposizione accanto a lei, prima di tutto per chiederle un commento a caldo, poi entriamo nel dettaglio della motivazione che contiene molti concetti fondamentali in questo momento. Sì. Anzitutto siamo molto orgogliosi di ricevere questo prestigioso premio che riconosce il lavoro che noi facciamo nell'innovazione. Per noi l'innovazione è il connubio tra tecnologia e risorse umane e diciamo, IT che lavora con il commerciale e di mettere insieme delle novità per i nostri distributori, per i nostri clienti. Certo, infatti abbiamo letto subito, per aver fatto dell'innovazione il proprio tratto distintivo. Le posso chiedere ancora, insomma l'ha già un po' spiegato cosa significa innovazione per voi. Sì, ma innovare vuol dire fare meglio, fare più o più semplice o fare tutti e due insieme se possibile. Beh, che non guasta, voglio dire, ottimizzare però con dei processi ovviamente virtuosi, questo è un po'. Parliamo di progetti, usciamo da una fase sicuramente molto complicata che però ci stiamo lasciando alle spalle. Su cosa vi state focalizzando in questa fase appunto? Sì, la parte più visibile di innovazione è forse sulla parte del servizio, diciamo, a distanza per i nostri clienti, tema molto importante da sempre, ma ancora più importante durante l'ultimo anno. Noi come Eurovita siamo molto innovativi come business model, noi lavoriamo con l'acquisizione, cresciamo, ma quello che diciamo è più visibile come innovazione è la parte tecnologica. L'innovazione lì non è soltanto quello della facilità, abbiamo detto, ma anche la sicurezza. Abbiamo fatto un enorme lavoro per l'onboarding, in modo tale i nostri clienti possono oggi usare i nostri servizi online senza neanche recarsi in banca o fare nessun tipo di identificazione al di fuori del processo online. E sappiamo che tutta la flessibilità, accessibilità viene molto bene, ma deve essere su una base di assoluta sicurezza. Certo, infatti, la parola sicuro compare come ultima parola nella motivazione, però forse proprio perché deve rimanere più impressa, efficace, sicuro, onboarding digitale, assolutamente. Beh, a questo punto, alla luce di quello che avete fatto anche in questo periodo e sui punti su cui siete focalizzati, come vedete i prossimi mesi, quindi su cosa punterete i prossimi mesi? Ma noi abbiamo oggi un'ottima piattaforma, proprio grazie all'onboarding, quindi accessibile a qualsiasi cliente che da casa sua può accedere ai nostri servizi, man mano stiamo allargando questa parte del nostro offerta, dove stiamo parlando della nicchia dell'innovazione tecnologica, al di là dell'innovazione che diamo ai nostri distributori, ai nostri clienti, sui prodotti, sui modi di collaborazione. Essere un'eccellenza in questo momento è importante. Vero, esatto. E quindi il premio eccellenza dell'anno, appunto, non a caso ho ripetuto questa parola, innovazione insurance, l'anno prossimo tante sfide ancora, anzi da questo momento in avanti fino all'anno prossimo tante sfide in più ci attendono. Voi mi pare che siate pronti anche proprio forti di questo premio e sarete monitorati dalla nostra giuria, quindi mi auguro ci sarà modo anche l'anno prossimo di poter parlare di quello che farete, quindi se doveste essere riselezionati sarete dei nostri? Sarei molto contento. Va bene, allora intanto complimenti naturalmente a lei e al suo team, può prendere il premio così lo mostriamo alla nostra telecamera, al nostro pubblico. Eurovita ritira il premio CEO, il CEO Eric Stattin, come detto eccellenza dell'anno innovazione insurance, complimenti. Grazie. Macro categoria imprese, categoria insurance, il premio, progetto dell'anno, insurance, digital customer experience. Leggiamo insieme la motivazione.
per essere un leader innovativo nell'assicurazione salute, mirando a migliorare la customer experience della clientela attraverso un nuovo canale digitale chat integrato che consente alla clientela di interagire in modo semplice e sicuro, dimostrando di essere efficace nel fornire informazioni o soddisfare bisogni in qualsiasi momento. The winner is Unisalute. Saluto in collegamento con noi Giovanna Gigliotti, amministratore delegato Unisalute e Chief Life and Health Officer Unipolsai Assicurazioni. Giovanna, bentrovata, buongiorno, complimenti. Buongiorno. Grazie, grazie a voi. Buongiorno, grazie, complimenti. Le chiedo subito un commento a caldo su questo riconoscimento. Cosa significa per voi, per lei ovviamente, che lo riceve? Ma per noi è molto importante perché quando si dichiara che bisogna avere grande attenzione ai clienti ed essere accessibili in qualunque momento, in qualunque ora, dopo bisogna essere conseguenti. Secondo noi questo progetto è proprio la dimostrazione tangibile che essere a contatto con i clienti, con una chatbot, con un chatbot, vuol dire interagire con loro in qualunque momento. La chat è stata costruita per avere sottostante il piano sanitario di ciascuno dei nostri clienti e in questo modo il nostro cliente, se decide di avere un'informazione piuttosto che se pensa di dover fare una prestazione sanitaria e decide di farlo, non so, alle 10, alle 11 di sera, può farlo tranquillamente da casa utilizzando appunto questo accesso multicanale che gli consente di avere un servizio sempre a disposizione. Attraverso questo strumento il nostro cliente potrà trovare anche tutte le informazioni sulle pratiche pendenti, aperte, potrà avere quindi un contatto in tempo reale. Secondo noi l'accessibilità è uno degli elementi fondamentali per garantire un servizio di eccellenza e quindi utilizzare strumenti digitali per essere accessibili è secondo noi una condizione abilitante che non solo facilita il contatto con il cliente ma ne migliora proprio l'esperienza complessiva. Soprattutto se si parla di salute, esatto. È giusto poter essere a disposizione in qualunque momento, a qualunque ora. Sa che stavo proprio dicendo quello, mi scusi se la interrompo, ma perché questo è un concetto importantissimo, insomma l'ho letta e mi ha letto nel pensiero, perché dicevo, si può tradurre anche con un'altra parola tutto quello che lei sta dicendo, l'innovazione che porta proprio a un efficientamento in generale dei servizi che appunto quello che stava sostenendo lei, soprattutto quando abbiamo a che fare con la salute, insomma è diciamo la mission numero uno. Certo, tenga presente che poi ormai tutti noi con gli iPhone siamo abituati, no, a chattare, a interloquire, dunque il modello tradizionale, noi abbiamo una potente centrale operativa con oltre 500 persone che sono comunque sempre raggiungibili quando il cliente ha bisogno di informazioni piuttosto che di approfondimenti, però quello era un modello molto più, mi passi il termine, antico, tradizionale. In questo modo noi abbiamo adeguato il servizio a quello che è l'esigenza dei nostri tempi moderni, che è quello di essere effettivamente connessi. Lo facciamo con i nostri amici, tutti noi abbiamo smesso di telefonare, però in qualunque momento possiamo mandarci un messaggio, no? E siamo in contatto con la famiglia, con gli amici, anche dedicando solo un minuto di tempo della nostra giornata. La logica è la stessa, cioè raggiungere il cliente ed essere in relazione con lui, quindi scrive qualcosa, ha bisogno di qualcosa e ci sono naturalmente delle domande semplici che sono state customizzate e che trovano delle risposte automatiche con sistemi di robotizzazione e c'è invece il momento in cui, quando il sistema di robotizzazione non riesce a trovare la risposta, che attiva immediatamente il collegamento con l'operatore, quindi dalla piattaforma digitale all'assistenza umana in relazione a quella che è effettivamente il bisogno concreto di quel momento. Ecco, allora, visto che la salute, insomma, abbiamo già spiegato quali sono i punti fondamentali anche di tutti questi processi che avete messo in atto, la salute in questo ultimo anno, insomma, è stata protagonista totale, lo è sempre, ci mancherebbe, però chiaramente sa cosa
mi riferisco, quindi con tutto ciò che è successo e quindi quello che avete messo a punto in questo anno sarà, come dire, credo, no? Anche da base, fungerà da base per i prossimi progetti futuri. Le faccio una domanda proprio sull'immediato futuro. Da dove non ripartire? Da dove continuare? Ecco. Ecco, allora, guardi, la salute è un bene primario, ma secondo me con la pandemia, e noi abbiamo fatto anche delle indagini per raccogliere il sentiment che veniva avanti nel paese, con la pandemia si è proprio slatentizzato questo bisogno, no? Che ha fatto sì che anche persone che fino a quel momento non ci avevano pensato, oggi si rivolgono alle compagnie di assicurazione per trovare soluzioni. Soluzioni che vanno nella direzione di avere una copertura sanitaria integrativa, perché quando il pubblico è in difficoltà, lo era anche prima della pandemia e naturalmente con la gestione del Covid ha avuto momenti di grandissima crisi, il bisogno però doveva comunque essere risolto, esaudito, e quindi è nata questa richiesta e questa esigenza, che è quella di ricorrere anche a coperture sanitarie per poter superare i tempi di attesa, avere prestazioni sanitarie naturalmente di eccellenza, poter cercare soluzioni ai problemi concreti. Poi sono venute avanti anche altre esigenze molto importanti, un po' la paura, no? Della morte, la paura della salute del familiare, hanno fatto emergere un bisogno di assistenza continua che noi abbiamo colmato con, per esempio, un supporto molto importante di telemedicina. La telemedicina è un sostegno per tutti coloro che hanno cronicità. Il nostro è un paese, ahimè, di persone anziane prevalentemente, che ha uno o più cronicità, e dunque avere la possibilità di poter essere supportati con programmi di monitoraggio delle cronicità, il diabete piuttosto che le cardiopatie, le insufficienze respiratorie, avere anche la possibilità manualmente di poter ricorrere a un videoconsulto specialistico. Guardi che durante il primo lockdown, quando era tutto chiuso, nessuno poteva ricorrere a supporti sanitari, poter attivare il nostro servizio di videoconsulto specialistico è stata una risorsa, perché al di là del Covid tutti noi abbiamo avuto banalmente un malore o piuttosto che un'allergia. Quindi sono servizi che oggi noi abbiamo, diciamo, testato, sviluppato, accelerato in occasione della pandemia, ma che sono, come dire, un arricchimento dell'offerta del futuro. Quindi non solo la polizza assicurativa tradizionale che garantisce l'indennità e il rimborso, ma anche dei pacchetti di assistenza molto molto importanti che noi facciamo con la nostra società di servizio Unisalute Servizi, e che sono anche quelli danno la disponibilità ai nostri clienti di poter accedere, per esempio tramite le card, alla rete di Unisalute anche senza la polizza, ma avendo un prezzo calmierato, quindi per tutto quello che non è in copertura assicurativa, piuttosto che per esempio avere una card per avere le cure odontoiatriche. Questo è un altro tema molto importante, no? Che è trascurato o comunque abbastanza tralasciato dalla sanità pubblica, ma naturalmente ha un interesse per i cittadini, e quindi noi abbiamo anche fatto dei pacchetti di prevenzione piuttosto che di cure che vendiamo anche in modalità agile, cioè online. Questo per consentire a ciascuno di accedere alle prestazioni secondo la propria capacità di spesa. Anche questo è uno dei passaggi importanti. Cioè, la sanità integrativa non deve essere una cosa elitaria, dobbiamo renderla accessibile. Per tutti. Ecco, infatti nella motivazione, la motivazione si concludeva proprio con soddisfare i bisogni in qualsiasi momento e per tutti. Era chiaro dal messaggio, ma insomma mi piace concludere così questo intervento, perché visto che usciamo tutti un po' con le ossa rotte da questa pandemia, è giusto anche che non si creino differenze, no? Soprattutto quando si parla di salute, certo. Appunto. Quindi grazie intanto Giovanna Gigliotti per quello che ci ha raccontato di fondamentale importanza soprattutto in questo momento. Io mi auguro che ci possa essere l'occasione di affrontare questi temi, perché no, in occasione della prossima edizione dei Le Fonti Awards, anzi io la invito già da adesso, poi se lei vorrà esserci io sarò ben felice
di monitorare ancor di più la situazione con voi. Intanto complimenti per questo riconoscimento dato a Unisalute, progetto dell'anno Insurance Digital Customer Experience, e appunto grazie a Giovanna Gigliotti, amministratore delegato di Unisalute e Chief Life and Health Officer Unipol Sai Assicurazioni. Grazie, grazie a voi. Grazie davvero, arrivederci. A presto. Macro categoria imprese, categoria insurance. Il premio è quello di progetto digital dell'anno innovazione insurance. E leggiamo la motivazione. Per essere il primo network assicurativo digitalizzato in Europa attraverso il Programma Nazionale di Educazione Finanziaria 2020, che mette al centro l'informazione rivolta al cliente, per scelte sempre più consapevoli e sostenibili in ambito assicurativo e per gli investimenti sulla formazione della rete distributiva. The winner is Alleanza Assicurazioni. In collegamento con noi la responsabile marketing di Alleanza Assicurazioni, Claudia Ghinfanti. Claudia, buongiorno, ben trovata, grazie per essere qui. Buongiorno, buongiorno a te, è piacere di vedervi oggi, anche se in maniera virtuale. E io vi ringrazio innanzitutto, vi ringrazio moltissimo per questo premio, per noi è una grande soddisfazione perché è un premio importante su un ambito in cui crediamo e stiamo investendo molto, e quindi, e soprattutto, oltre a ringraziare voi, ringrazio anche il mio team, che devo dire che sta lavorando con grande intensità su questo, soprattutto in un periodo come quello che stiamo vivendo, dove vogliamo sempre più essere vicini alle persone con le quali ci relazioniamo tutti i giorni, ovvero mi riferisco sia alla nostra rete, ai 12.000 consulenti e agenti che abbiamo su tutto il territorio, ma soprattutto ai nostri poco meno di 2 milioni di clienti. Infatti abbiamo, ci mancherebbe, grazie a voi, perché effettivamente lei già con questo commento a caldo, come lo definisco io, ha centrato i punti in generale importanti per un comparto come il vostro, ma soprattutto con l'esperienza che abbiamo vissuto in questo anno. E allora mi riaggancio anche un po' alla motivazione, perché lei ha parlato giustamente di cliente al centro dell'attenzione. Io ci aggiungo anche l'informazione, appunto come recita la motivazione, attraverso questo Programma Nazionale di Educazione Finanziaria 2020, e dove appunto educazione finanziaria rappresenta un altro ambito di cruciale importanza. Ecco, e questa è una scelta più che consapevole, aumento ancora di più quello che abbiamo letto nella motivazione del premio. Vi siete concentrati essenzialmente su questo, proprio per aiutare il cliente. Sì, dunque, noi abbiamo una strategia ben chiara come Alleanza e poi come gruppo Generali in Italia, ovvero di essere partner di vita delle famiglie e delle persone. E questo significa per noi essere appunto non solo vicini alle persone, ma anche renderli consapevoli di temi che sono importanti per la vita in realtà di tutti noi, e del fatto che esistono anche delle soluzioni semplici e accessibili, purché vengano, diciamo, pianificate per tempo. E quindi tutto questo nasce, da dove nasce? Nasce dal fatto che, ahi noi, l'Italia è fanalino di coda nei paesi europei, tra i paesi del G20, in termini di cultura finanziaria, ed è per questo che noi abbiamo deciso di impegnarci anche all'interno dell'agenda ONU del 2030 nell'ambito della sostenibilità, proprio con il tema della cultura finanziaria, dove di fatto interpretiamo un po' il nostro ruolo sociale di istituzioni private a supporto del pubblico. Questo ha fatto sì che appunto nel 2020 lanciassimo questo piano nazionale, no, di educazione finanziaria e assicurativa, come anticipavi tu, dove vogliamo per l'appunto rendere consapevoli le persone su quelli che sono i quattro ambiti che noi serviamo, vale a dire i rischi della famiglia innanzitutto, sto parlando della salute, dei rischi legati sia non solo alla salute della famiglia ma anche naturalmente ai beni e al patrimonio della famiglia, quindi questo è l'ambito della protezione. Abbiamo il secondo ambito, che è quello previdenziale, ovvero rendere consapevoli sul gap previdenziale e sull'importanza quindi della previdenza complementare. Poi abbiamo il tema della sostenibilità,
dei progetti di vita e della famiglia nel tempo mediante un'attenta gestione sia del risparmio che degli investimenti. Quindi questi sono i quattro ambiti che noi serviamo, no? Abbiamo parlato appunto della protezione, della previdenza, del risparmio, degli investimenti e giusto appunto, come vi dicevo, abbiamo voluto lanciare questo piano nazionale di protezione, previdenza e naturalmente tutta la parte di educazione finanziaria, all'interno del quale ci sono tutta una serie di iniziative che noi abbiamo messo a terra con i nostri appunto 12.000 consulenti sul territorio. Innanzitutto gli eventi virtuali dedicati appunto ai clienti e al pubblico, su cui da questo punto di vista l'aspetto digitale e virtuale ci ha aiutato molto perché ci ha consentito di raggiungere un audience importante. I nostri Protection Day, Previdenza Day, Investment Day, sono di fatto dei webinar di circa un'ora, ci hanno visto coinvolgere oltre 57.000 partecipanti per oltre, diciamo, circa 530 eventi organizzati con esperti e diciamo testimonianze. Ma non è tutto, oltre questo, come dicevo, un secondo ambito di attività è tutta la parte editoriale che facciamo attraverso i social. Abbiamo un piano editoriale dedicato sia sui social della compagnia, sia soprattutto con i nostri 2000 Smiler, perché noi abbiamo i 2000 Smiler, sono dei nostri consulenti che sono stati formati per diciamo operare sui social in maniera professionale e quindi divulgare di fatto dei contenuti. Ebbene, vi do solo un dato, pensa che in questi tre mesi, nei primi tre mesi del 2021, queste 2000 consulenti che sono sui social hanno pubblicato oltre 6.000 contenuti, hanno raggiunto oltre 10 milioni di contatti, no? Quindi insomma, in questo senso parlavo, certo, di pubblicazione di, certo, questi contenuti. Poi, sì, diciamo per un po' le attività principali, abbiamo anche, naturalmente lavoriamo molto anche sul nostro sito, abbiamo lanciato peraltro un nuovo sito come Alleanza pochi mesi fa e all'interno sviluppiamo periodicamente dei gaming proprio sull'ABC dell'educazione finanziaria, dove quindi diciamo interagiamo con i nostri utenti per poter di fatto far fruire a loro dei contenuti, piuttosto che utilizziamo naturalmente canali come l'email per mandare i magazine, piuttosto che delle newsletter ai nostri clienti, che sono la maggior parte di cui noi abbiamo l'email, sempre in ottica di mandare contenuti per creare appunto diciamo consapevolezza. Per finire abbiamo poi dei progetti speciali che stiamo seguendo, a partire da Ora di Futuro, che è un progetto di educazione finanziaria, educazione diciamo in senso più ampio, ma tra cui anche il tema finanziario nelle scuole primarie. E poi il progetto che abbiamo lanciato invece pochissimi mesi fa, Mamma è un verbo al futuro, dedicato alle mamme che soprattutto in questa fase del Covid hanno sofferto particolarmente per diciamo la perdita di lavoro, per le tematiche relative a tutto quello che abbiamo vissuto, e su cui il tema quindi dell'educazione finanziaria e della gestione del bilancio familiare ci è sembrato particolarmente importante e prioritario. Ecco. E quindi, e da questo punto di vista, ho citato le iniziative principali, siamo sempre alla ricerca di nuove idee, nuovi spunti e stiamo un po' diciamo arricchendo questo programma mese dopo. Certo, ecco, insomma, quindi si continua così anche per il futuro, Claudia, insomma, come lo vedete il futuro? Ma guarda, questo, io credo che ci siano ancora tantissimi ambiti da coprire, tantissime opportunità da questo punto di vista, come dicevo, per rendere consapevoli le persone e focalizzarle sulla progettualità futura e sugli step che vanno fatti, no? Per poter diciamo poi raggiungere gli obiettivi che la famiglia si prefigge e quindi pianificare per tempo in maniera adeguata, no? Per poter raggiungere, dicevo, gli obiettivi della famiglia. Quindi ancora tante iniziative, oltre a questi filoni che ti ho raccontato, che vanno avanti, visto che ci stanno dando grandissima soddisfazione. E quindi, certo, insomma. Certo. Beh, allora, diciamo che di progetti fatti ce ne sono e soprattutto quelli che verranno sono tanti, perciò io intanto rinnovo i complimenti per questo premio Alleanza Assicurazioni, progetto digital dell'anno Innovazione Insurance, che già di per sé contiene le parole chiave del momento su cui bisogna lavorare nei prossimi mesi. E a questo punto, Claudia, ti lancio insomma una sfida anche che arriva direttamente da parte nostra. Mi auguro di poterci vedere per la prossima edizione, quella dell'anno prossimo delle Fonti Awards, di presenza, di persona, per raccontarci altri progetti. Quindi ti chiedo se vorrai essere dei nostri, se vorrete essere dei nostri.
Assolutamente sì, ci conto. Ok, anche noi. Va bene. Ci contiamo. Grazie a Claudia Ghinfanti, responsabile marketing Alleanza Assicurazioni, e naturalmente a tutto il team che ha citato in apertura di collegamento. Complimenti a tutti. Grazie a tutti voi. A presto. Macro categoria imprese, categoria insurance. Il premio è quello di eccellenza dell'anno, leasing. Leggiamo insieme la motivazione. Per confermarsi per l'ottavo anno consecutivo il miglior partner per artigiani, microimprese e piccole e medie imprese, contribuendo al rilancio del sistema economico italiano dopo il blocco delle attività dovuto all'emergenza sanitaria, per la continua crescita e per l'apertura a nuovi settori come green, agricoltura e sostenibilità. Il premio va a Société Générale Equipment Finance Italia Fraer Leasing SG Leasing. In collegamento con noi Carlo Mesceri, amministratore delegato, che non è solo, è con tutto il suo team. Bentrovati, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, allora lascio le presentazioni a lei e poi le chiedo subito un commento a caldo per questa vittoria. E io comincio col commento a caldo dicendo che sono molto soddisfatto, no? E quindi desidero condividere questa soddisfazione con le prime linee, iniziando dai miei due vice direttori generali de facto, insieme al collega Olivier Furlan, che oggi è assente per motivi di lavoro, l'Ornella Moroni. Se mi consente una presentazione al di fuori degli schemi, quella che tiene i conti, quella che ci dice dove guadagniamo di più, dove guadagniamo di meno, dove perdiamo. E poi alla mia destra Giovanni Mondardini, che è quello che fa la selezione dell'analisi del rischio, quindi dice quali sono le operazioni da fare e quelle da non fare, ma da evitare, insomma, no? Da evitare. Alla destra di Giovanni Mondardini abbiamo Angela Zamporri, che è il capo del personale. Il capo del personale. Domenico Galluzzo, capo dell'organizzazione IT. E poi abbiamo Fabio Strada, che è la punta di diamante di un ufficio molto importante da noi, che è l'ufficio immobiliare. Maurizio Bottoli, che è l'assistente della Ornella Moroni per la gestione del controllo, dei controlli di conti, controllo di gestione. Viene Ilaria Lopiezzo, che è la responsabile dell'ufficio marketing commerciale e marketing strategico, quindi che mi aiuta nel indicarmi a suo giudizio le vie da intraprendere, i suggerimenti da adottare, e la Fiorella Rognoni, che lavora con Fabio Strada nell'ufficio immobiliare. Ecco, io colgo l'occasione, ripeto ancora, Olivier Furlan non è potuto essere presente oggi per impegni di lavoro, e io rivolgo un ringraziamento ai miei colleghi qui presenti e a tutto il team che loro dirigono. Ottimo. Lei mi ha detto dire un commento a caldo. Beh, innanzitutto, come le ho detto, sono molto soddisfatto, perché confermarsi non è mai facile, e confermarsi per 8 volte lo è ancor meno. E questo potrebbe essere un ovvio commento di soddisfazione. Ma c'è di più. Il 2020 e il 2021 sono gli anni che noi ricorderemo come gli anni del Covid, gli anni che hanno cambiato il nostro modo di vivere, il nostro modo di lavorare. Il comportamento dei consumatori e quindi il comportamento delle imprese, quindi le strategie delle imprese. Ecco, noi abbiamo saputo adattarci a questi cambiamenti non solo nella nostra organizzazione interna, ma anche nelle relazioni con i clienti e con i cosiddetti, quelli che noi chiamiamo business originators. Ci siamo anche adattati ai prodotti. Allora, per i clienti e i business originators posso dire che loro hanno apprezzato molto
hanno apprezzato molto il fatto che ora noi possiamo effettuare quella che in gergo si chiama adeguata verifica e soprattutto firmare i contratti a distanza con modalità digitale. Ecco, questo è, ci siamo saputi adeguare, e questo è un fatto veramente molto importante, perché dimostra come ormai le distanze geografiche da tempo non esistono più, e non esistono, non esistono proprio in quei settori dell'economia rappresentati dagli artigiani, certo, e dalle piccole e medie imprese. Per quanto concerne i prodotti, non è che noi abbiamo cominciato, noi abbiamo continuato, perché in realtà avevamo già cominciato anni prima a occuparci di quegli artigiani, di quelle piccole imprese che lavoravano nel settore dell'agricoltura, nel settore dell'energia pulita, e a favore di quelle imprese che si pongono come obiettivo strategico anche la responsabilità sociale. Ma se vogliamo dire il terzo motivo, che è quello che mi rende particolarmente orgoglioso, è che nel far questo lo abbiamo fatto rimanendo noi stessi, cioè nei valori, nella condivisione dei valori della spina dorsale del paese, che sono, come sappiamo, per l'Italia, gli artigiani, le microimprese e le piccole e medie imprese. Ecco, noi siamo rimasti noi stessi nella condivisione di questi valori. Esatto, infatti stavo proprio chiedendole, ma già ha fatto un bel quadro in una fase così delicata per l'economia italiana e per il nostro paese, e voi siete stati proprio accanto a quella che è, come la definita lei, la spina dorsale del nostro paese. Quindi le chiedo se vuole citare qualche iniziativa in particolare, per poi, e così ci rifacciamo anche a un altro aspetto che abbiamo letto nella motivazione, per poi focalizzarci su quelli che saranno le sfide future, no? Adesso che si riparte, voi vi state concentrando su sostenibilità, green, insomma, che sono dei punti centrali per il futuro. Ecco, facciamo un po' un collegamento, iniziative messe a punto in questo anno e traguardi futuri. Allora, per quanto concerne le iniziative a mio giudizio più importanti su cui ci siamo concentrati sono state due. Uno, la prima, se vogliamo, è la più importante: una gestione attenta delle moratorie. Tutti sappiamo cosa sono le moratorie, sappiamo anche che l'Italia è stato l'unico paese in Europa a renderle, per quel famoso decreto Cura Italia del marzo 2020, obbligatorie per legge. Ecco, noi ci siamo focalizzati in modo che questa gestione delle moratorie fosse stata una gestione attenta. Attenta a che cosa? Attenta al rispetto delle norme e rispettosa degli interessi della clientela, rifuggendo in modo particolare da quelle manovre di facile acquisizione del consenso, no, dei comportamenti, solo in apparenza nell'interesse della clientela. Io chiamo questi comportamenti di marketing di breve respiro, no? Quello di dare l'impressione di fare l'interesse della clientela. Nello specifico, le moratorie. Con le moratorie abbiamo perseguito la neutralità dei costi. Il decreto Cura Italia imponeva la gestione della moratoria all'insegna di una neutralità, cioè il cliente non avrebbe dovuto avere un costo aggiuntivo così come la società di leasing, in maniera che il fondamento di questa moratoria era: se il cliente la richiede, tu istituzione finanziaria sei obbligata a concederglielo, ma glielo devi concedere senza aggravio di costi. Ecco, noi questo lo abbiamo fatto, ovviamente come tutti, nel rispetto della legge, ma quello che abbiamo fatto, siamo riusciti a gestire il rispetto della normativa dell'EBA, che è l'ufficio della Banca Centrale Europea preposto per questo tipo di normativa, va bene, e quella che era l'interesse del cliente. Il nostro cliente, per come noi abbiamo saputo gestire le moratorie, non corre alcun rischio di essere classificato forborne. Forborne vuol dire
è l'anticamera del default. Okay. Abbiamo saputo contemporare, abbiamo messo un occhio sul rispetto della normativa e sull'interesse del cliente, ma sul vero interesse del cliente, non quello in apparenza come qualcuno ha fatto. No. Quindi il nostro comportamento è stato un comportamento attento, sensibile e non superficiale. Grazie a questo, ripeto, la nostra clientela non corre il rischio di essere classificata forbore. Certo, questo forbore è importantissimo. Default, ma è l'anticamera del default. Tant'è che noi in questi giorni stiamo trasmettendo una comunicazione alla nostra clientela proprio per spiegare quello che è accaduto e spiegare in maniera assolutamente trasparente il nostro comportamento. La trasparenza, ecco un'altra parola chiave. Senta, a questo punto, nuovi settori, come abbiamo letto nella motivazione, sostenibilità e green, punterete da qui in avanti soprattutto, insieme alle altre cose ovviamente, che, su cui vi concentrate, su questo? Volevo però dire un'altra cosa, poi arrivo alla sua domanda, ma volevo anche dire che le nostre società di leasing hanno dato un grosso contributo, un grosso sostegno all'azione associativa della SIVEA nel sostenere non i nostri interessi di società di leasing, di banche o di istituzioni finanziarie, ma quelli della nostra clientela. E mi riferisco al rifinanziamento della legge Sabatini, che è una legge che in Italia è conosciuta da tutti gli operatori dell'economia reale. È quella legge che per le imprese che investono c'è un riconoscimento di un contributo in conto interessi. Abbiamo dovuto constatare, devo dire con una certa sorpresa, che è stata esclusa dal decreto sostegni bis, è stato escluso il rifinanziamento della Sabatini. E noi stiamo sostenendo un'azione di sostegno, stiamo sostenendo un'azione della Silea in maniera che rappresenti al potere legislativo l'importanza del rifinanziamento. E anche l'altro aspetto è la possibilità di rivalutare i beni in leasing. In Italia nel diritto tributario è prevista la rivalutazione dei beni di proprietà, stiamo sostenendo la nostra associazione nella richiesta di poter rivalutare i beni in leasing come quelli in proprietà. Lei mi ha chiesto i traguardi. Sì. Guardi, il traguardo è molto semplice. Noi miriamo, e devo dirle che finora ci siamo riusciti, ad arrivare a un'attività ante-Covid, quindi ad avere un'attività, un fatturato, avere un ammontare di contratti di leasing stipulati, va bene, come facevamo in epoca ante-Covid, perché vede, il confronto dell'attività nel 2021 con l'anno precedente è un confronto poco significativo, lei ricorderà che marzo, aprile, maggio il nostro paese era in... Certo, si può, sì. Ovviamente, era tutto chiuso, assolutamente sì. La produzione era chiusa, quindi le imprese non investivano e noi non potevamo evidentemente stipulare contratti di leasing. Un confronto significativo è col 2019. Bene, il mercato ha già raggiunto l'attività ante-Covid, il mercato del leasing, e questo depone a favore che l'Italia è in ripresa, innegabilmente è in ripresa. Se strumenti di finanziamento per l'acquisizione di beni di produzione sono in ripresa, evidentemente è l'attività, è il motore che è in ripresa. Noi con una certa soddisfazione diciamo che siamo andati oltre, perché noi siamo oltre di quasi il 20% alla produzione del 2019. Quindi questo è veramente molto importante, perché conferma la nostra vocazione di partner della spina dorsale dell'economia. Lei mi dice nuovi settori. Senta, io le ho già detto che abbiamo accentuato l'attività nel green, che abbiamo accentuato l'attività nel settore delle energie pulite, nel settore delle imprese sostenibili, questo l'abbiamo già detto, ma io voglio iniziare nuovi settori. Senta, mi perdoni, comincio dal vecchio. Non è nuovo, ma voglio dire che l'economia reale italiana, cioè ancora una volta mi ripeto, perché sono i nostri clienti, artigiani, micro imprese e piccole e medie imprese, potranno contare su di noi e noi continueremo a essere al loro fianco. Veniamo ai settori nuovi. Settori nuovi, gliel'ho detto, dove c'è energia pulita, il settore dell'attività rispettosa dell'ambiente.
ma anche a favore degli operatori sensibili al rispetto delle norme sulla sicurezza dei lavoratori al lavoro. E qui faccio a meno di aggiungere altre parole, perché purtroppo ogni giorno assistiamo a delle statistiche di morti bianche ecco, noi siamo particolarmente attenti, visto che noi abbiamo la proprietà del bene concesso in leasing, a che le imprese che noi affidiamo siano attente, sensibili al rispetto della norma sulla sicurezza del lavoro, ma in generale sul rispetto di tutte le norme, quelle delle autorizzazioni, quindi verificare che il cliente che affidiamo abbia le carte. Certo. E poi magari lei si stupirà del fatto che solo di striscio vado sulle novità, ma come le ho detto, guardi che noi aboriamo l'idea della moda. No, 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 è che vorrei saperlo, perché siamo quasi in conclusione, ma non mi può lasciare in sospeso una cosa così importante prima di risentirci eventualmente la prossima edizione. Certo, per no, questo. Ma io le ho detto, guardi, sì, per sostenere l'economia reale, beh, certi segreti non li posso venire a dire, altrimenti no. i nostri concorrenti certo, ci coprono. No, certo, questo, ci mancherebbe, no, no. Ecco, no, però voglio dire, guardi che in Italia c'è stata una presa di coscienza anche per le istituzioni finanziarie nell'andare a verificare sempre con maggior precisione, con maggior profondità, con maggior sensibilità, quelle che vengono chiamate in gergo operazioni sospette, quelle che vengono chiamate in gergo operazioni di riciclaggio. Guardi che è molto importante. Certo. E noi ci stiamo, non che non lo facessimo prima, ma Banca d'Italia è diventata sempre più, sempre più incisiva nelle richieste di verifica. Ecco, per cui le dico, i settori dell'energia pulita, le attività rispettose dell'ambiente, operatori sensibili al rispetto delle norme sulla sicurezza dei lavoratori al lavoro e di tutte le norme amministrative nel senso delle autorizzazioni, una sempre più meticolosa azione di verifica di finanziare soggetti okay, che hanno come obiettivo. Scusi, la nostra storia, ecco, noi continueremo la nostra storia, continueremo a essere trasparenti, a essere corretti verso il mercato e a condividere i valori economici, i valori morali, di etica della nostra clientela. Ok, ottimo. Beh, insomma, la storia ha fatto bene a ribadirla, ma è nota, continuerete così, quindi complimenti e naturalmente a tutto il team, come li ha definite lei, le persone in prima fila con lei. Ringrazio Carlo Mesceri, amministratore delegato di Società Generale Equipment Finance Italia, Fraer Leasing, SG Leasing. E insomma, questo era l'ottavo anno consecutivo, vi aspetto per il nono. Grazie, complimenti. Grazie per l'auspicio. Grazie, beh, grazie. Ci vuole. Grazie, complimenti a tutti. Grazie. Macro categoria imprese, categoria insurance. Il premio è quello di direttore comunicazione dell'anno insurance. Leggiamo la motivazione. Per guidare una strategia di comunicazione multicanale con progetti innovativi anche su digitale e social network, puntando sui valori della responsabilità sociale. Per la capacità nell'anno dei 190 anni del gruppo di posizionare, appunto, vedremo chi verrà premiato, lo diremo tra un po', sul mercato come autentico partner di vita, intrecciando il business della compagnia con l'impegno nelle comunità. E adesso possiamo andare a vedere chi vince questo premio. Lucia Sciacca, Generali Italia. Saluto in collegamento con noi Lucia Sciacca, naturalmente, direttore comunicazione e sostenibilità Generali Italia. Lucia, buongiorno, ben trovata. Buongiorno a tutti voi.
ho lasciato un attimo di spazio nella motivazione perché non potevo proprio citare Generale Italia, volevo lasciare il appunto in sospeso fino all'ultimo chi ha vinto questo premio. A questo punto l'abbiamo svelato, le chiedo subito un commento alla vittoria. Beh, ovviamente siamo molto soddisfatti, sono molto soddisfatta per questo riconoscimento, perché è un riconoscimento che viene in un anno molto complicato e in un anno dove la comunicazione ha avuto un ruolo centrale. Quindi è un riconoscimento che io allargo a tutte le persone che hanno lavorato con me quest'anno per portare avanti un'attività di comunicazione che avesse alcune caratteristiche. In primo luogo quello di saper creare fiducia, perché quello avevamo bisogno, una comunicazione che si basasse su azioni concrete e una comunicazione che fosse corale, che quindi coinvolgesse tutti i nostri stakeholder, partendo dai nostri clienti, ai nostri dipendenti, gli agenti, ma anche e soprattutto le comunità. Esatto, e allora insomma l'anno, diciamo è stato un anno difficile ma un anno importante proprio per i risultati che sono stati conseguiti. E a questo punto, Lucia, le chiedo proprio qual è stato l'impatto di Covid-19 sulle strategie di comunicazione di Generale Italia, cioè come avete dovuto modificare, cambiare, evolvere le vostre strategie? Allora sicuramente la prima cosa che abbiamo fatto è proprio quello che dici tu, abbiamo dovuto riadattare la comunicazione al contesto e quindi abbiamo dovuto cercare delle nuove modalità di comunicazione, abbiamo dovuto rafforzare delle modalità di comunicazione molto che avevamo già attivato ma non così in maniera importante, e in questo caso faccio proprio riferimento a una comunicazione digitale. Teniamo conto che ad esempio l'azienda già a marzo dell'anno scorso aveva il 95% dei dipendenti che lavoravano da casa, quindi è stato fondamentale poter tenere in contatto le persone che non si ritrovavano più negli uffici, che non si ritrovavano alle loro scrivania, e la comunicazione in questo è stata centrale. Certo. Abbiamo avuto anche bisogno di focalizzare molto sull'informazione, perché ci siamo resi conto che una corretta informazione, un'informazione puntuale era quello di cui avevamo bisogno per poter navigare nel momento di incertezza che stavamo vivendo. E l'altro elemento, abbiamo sicuramente basato la comunicazione su fatti concreti, cioè sulle azioni che mettevamo in campo, ovviamente tenendo la salute come elemento prioritario. Sì, e poi salute assolutamente, la responsabilità sociale d'impresa è stata per voi centrale. Piacerebbe, insomma, Lucia, se lei volesse condividere con noi qualche iniziativa in particolare. Ma allora, sicuramente, come dicevo, la salute è stata una nostra priorità, ma è stato anche una priorità assumere un ruolo centrale nel paese e soprattutto nelle comunità, stando vicino ai clienti con soluzioni necessarie e adeguate al momento, soprattutto soluzioni che riguardavano la salute, il teleconsulto gratis per i nostri clienti o attività che potevano aiutare, protezioni che potevano aiutare le imprese che avevano delle problematiche di interruzione dell'attività. Ma anche ci siamo occupate di quelle tematiche come l'educazione. Ricordiamoci che l'anno scorso le classi, come parte di quest'anno, si sono trovate anche loro a dover gli studenti studiare da casa. E allora insieme alle Onlus che collaborano con noi abbiamo distribuito oltre 1000 tablet e abbiamo molto lavorato con le Onlus che sono vicino a famiglie disagiate con programmi per la genitorialità. E questo è stato un lavoro che ha visto anche forte il coinvolgimento dei nostri colleghi, dei nostri dipendenti, che l'anno scorso, anche se in forma digitale, hanno donato 10.000 ore di volontariato.
quindi il ruolo nella comunità. Quest'anno, ricordavi, è il nostro 190esimo anno, Generali compie 190 anni e quindi riteniamo importante poter manifestare e dover manifestare il ruolo che questa azienda ha nelle comunità dove opera. Certo, un anniversario decisamente importante nel contesto che abbiamo vissuto e appunto l'impegno nelle comunità, che peraltro è stato messo in evidenza anche nella motivazione insieme agli altri aspetti. Beh, allora a questo punto 190 anni, è vero, sono tanti, ma mi verrebbe da dire con un sorriso che siamo solo all'inizio, visto che poi si parla di una ripartenza nuova con quello che accaduto. Lucia, l'aspetto, ti aspetto, visto che mi hai dato del tu, ti do anch'io del tu in chiusura di collegamento, ti aspetto magari la prossima edizione delle Fonti Awards di persona per affinché tu ci possa raccontare tutte le altre evoluzioni che avranno le strategie di comunicazione, che diventerà sempre più importante, sempre più centrale. Guarda, è un invito che colgo molto volentieri, anche perché dopo un anno di incontri digitali proprio l'incontro e la relazione fisica è molto importante. Esatto, la saporeremo di più. Sì. Grazie e complimenti a Lucia Sciacca, direttore comunicazione e sostenibilità di Generali Italia, naturalmente come direttore comunicazione dell'anno Insurance. A te Lucia e a tutto il tuo team. Ovviamente. Grazie, a presto. Macro categoria imprese, categoria insurance. Il premio è quello di CEO dell'anno Innovazione Insurance. Andiamo a leggere insieme la motivazione. Per aver contribuito a rivoluzionare il mercato assicurativo puntando su nuovi modelli di business e creando partnership strategiche in ambito bancario e insurtech. Per la competenza e l'indiscussa capacità di visione che lo rendono un CEO in grado di raggiungere ambiziosi traguardi per la propria compagnia e per l'intero settore. Il premio va a Andrea Battista, Net Insurance. CEO dell'anno Innovazione Insurance, naturalmente c'è lui in collegamento con noi, il CEO di Net Insurance, Andrea Battista, a cui va questo riconoscimento. Ben trovato e complimenti. Buongiorno a tutti, ovviamente grazie. Grazie a lei e le chiedo subito un commento per questa vittoria decisamente prestigiosa, direi. Direi la cosa che mi viene da sottolineare per prima è che premia cogliendo uno degli elementi fondamentali, uno dei pilastri del modello di business che abbiamo disegnato e stiamo cercando di implementare in Net Insurance. L'innovazione è uno dei collanti che tiene insieme attività anche diverse tra di loro, ma sul presupposto fondamentale che una compagnia di medie dimensioni può riuscire a crescere, a dare ritorni ai propri stakeholder e anche azionisti esclusivamente se tutto ciò che fa lo permea di un approccio e di una filosofia innovativa, senza sconti, senza sosta e senza tregua. Per cui fa particolarmente piacere che questo pilastro del nostro agire possa essere da un lato riconosciuto e dall'altro lato ovviamente premiato. Certo, lei ha già citato la parola chiave da cui voglio ripartire adesso per un'altra domanda, cioè la parola innovazione, che si collega anche a ciò che abbiamo letto nella motivazione, cioè per aver contribuito a rivoluzionare il mercato assicurativo puntando proprio su nuovi modelli di business. Le chiedo subito che cosa significa innovare in ambito assicurativo. Risponderei in questo modo, distinguendo innanzitutto due piani, un piano macro di sistema e un piano più micro legato all'attività delle imprese, delle singole imprese. Sul piano macro siamo in un momento in cui l'innovazione è chiave a livello di sistema economico nel suo complesso, insomma, quindi inutile richiamare il piano nazionale di ripresa e resilienza.
che il settore assicurativo si inserisce in questo trend, in questo contesto, ma con un gap da colmare. Due dati ce lo rendono molto evidente. Il PNRR assorbe il 13% delle risorse stanziate a livello europeo. Lo scorso anno il mondo insurtech ha assorbito, si trattano chiaramente di due dinamiche diverse, ma chiaramente sempre di investimenti parliamo, ha assorbito il 5% degli investimenti europei. Questo gap come lo si colma a livello macro? Ma innanzitutto creando modelli di investimento vincente che si ispirino a, a esperienze anche di successo in giro per il mondo. E il secondo, fare cultura, e il terzo, fare sistema. Fare cultura, beh, qui viene facile citare la recente ricerca promossa dall'IVAS sul grado di alfabetizzazione degli italiani in tema assicurativo. Ogni innovazione non potrà che scaricarsi a terra se contribuirà ad aumentare e potrà collegarsi a un grado di alfabetizzazione crescente. Certo. Fare sistema è fondamentale perché siamo in un momento di creazione, quindi anche trovare gli standard giusti, gli interventi normativi giusti è un punto fondamentale. Ma questo è solo il livello macro. Poi c'è il livello micro, che è la riconfigurazione cooperativa. Innovazione oggi vuol dire digitale, vuol dire andare a prendere la catena del valore, scomporla in tanti pezzi e capire quelli che sono potenzialmente oggetto di innovazione digitale. Ecco, poi le è stato riconosciuto questo premio per un'altra questione che abbiamo letto nella motivazione, cioè la competenza e l'indiscussa capacità di visione, quindi essere lungimirante, e a questo punto non posso che chiederle su quali progetti state puntando in questa fase. Allora, in questo momento, nella fase dell'anno 2021, che per Net Insurance è quello centrale del proprio piano industriale, del proprio primo piano industriale quinquennale, riteniamo fondamentale sviluppare e consolidare le partnership distributive, che a questo faceva tra l'altro riferimento l'innovazione, e completare e arricchire la gamma di prodotti e di servizi, e anche qui l'innovazione gioca un punto fondamentale. Volendone citare uno, chiaramente a titolo esemplificativo, perché una realtà come Net Insurance si sviluppa e cresce nel senso dell'innovazione, si lavora su tante cose, tutte importanti, ma uno lo citerei, un prodotto furto per la casa, pay per use, che si attiva e disattiva attivando o staccando l'allarme. Quindi un'innovazione davvero customer centric e radicale. Chiaramente non è su questo che vogliamo fare il nostro piano industriale, ma l'innovazione di prodotto e di servizio è un elemento fondamentale per allargare le partnership e per darci sostanza di innovazione. E insomma, poi la lungimiranza in questo momento è ancora più importante, no? Proprio perché bisogna ripartire con tutte le novità e la nuova normalità, come spesso si dice, che abbiamo dovuto abituarci in questo ultimo anno abbondante. Senta, intanto io ovviamente le rinnovo i complimenti per questo riconoscimento, CEO dell'anno Innovazione Insurance. Naturalmente seguiremo tutte le vostre mosse a partire dai progetti che lei ci ha elencato, e quindi la mia ultima domanda potrebbe essere quella, insomma, per cui se doveste essere riselezionati sarete ancora dei nostri l'anno prossimo, insomma, lei per i progetti come gruppo, insomma, sa che il monitoraggio avviene su tutto. Certamente, la trasparenza su ciò che facciamo per noi è un altro elemento fondamentale che cementa le nostre iniziative e consente di scaricare a terra. Ottimo. Ottimo, perfetto. Allora, intanto complimenti ancora per questo premio, Andrea Battista, CEO di Net Insurance, e a presto, complimenti ancora. Grazie, grazie a tutti, buongiorno. Macro categoria imprese, categoria innovazione and leadership. Il premio è quello di eccellenza dell'anno, innovazione e leadership, outsourcing e automazione. La motivazione. Per confermarsi per il secondo anno leader nell'automazione e robotica e essere in grado di sviluppare tecnologie altamente innovative nel settore degli appalti di servizi.
per rappresentare un eccellente esempio di progresso, come dimostrano i notevoli progetti intrapresi nel corso dell'anno per il miglioramento e efficientamento delle aree di produzione e logistiche dei propri clienti. Il premio va a Moveo. In collegamento con noi il direttore generale Andrea Danesini. Andrea, buongiorno, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno. Senta, poi arriviamo a questa motivazione che è ricca di elementi super interessanti, ovviamente, se no non saremmo qui a parlare di un riconoscimento per voi, però le chiedo un commento prima. Intanto vi ringrazio per il premio. Il commento è bello essere di nuovo qui e aver, come dire, confermato quanto di buono era stato fatto all'epoca dell'ideazione e poi dell'aver portato a compimento il nostro progetto di trasformazione di un settore complesso come quello degli appalti di servizio. Essere riusciti a confermarsi e ad aver sviluppato, impostato e successivamente installato una serie di sistemi di innovazione e di movimentazione autonoma all'interno del parco clienti dimostra, insomma, che la nostra idea di business e il modello che abbiamo strutturato va nella giusta direzione. Infatti lei ha parlato di riconferma, abbiamo letto nella motivazione, per confermarsi per il secondo anno leader nell'automazione robotica, e però questo vi porta sempre a dover sviluppare, come abbiamo messo in evidenza, tecnologie innovative nel settore degli appalti di servizi, e poi c'è tutto il tema del progresso, insomma l'innovazione è quello che vi muove. Assolutamente sì. Intanto vorrei ringraziare chi ha creduto nel progetto, quindi i soci, i collaboratori, mia moglie che è la guida etica e amministrativa della società, la dottoressa Fauci che è il nostro CFO e tutti i collaboratori, i soci fondatori che hanno abbracciato l'idea di trasformare il servizio. Vorrei ringraziare i clienti, Medicare, un utilizzatore anche Granarolo e tanti altri clienti che ci stanno chiedendo di portare innovazione all'interno delle loro factory e dei loro processi. Portare innovazione se ne sente tanto parlare, poi però il tema è quello di trasformare il tutto in un modello di business che sia appetibile dal mercato e che quindi permetta di risolvere dei problemi. Noi vogliamo essere facilitatori dell'ingresso dell'automazione all'interno delle imprese italiane, l'obiettivo è quello. Molto spesso c'è una sorta di digital divide tra i desiderata degli imprenditori e quelle che sono le competenze interne nelle loro imprese. Ecco, essere un fornitore in outsourcing di queste competenze e delle tecnologie più opportune per poter ottenere un miglioramento delle performance delle proprie società, pensiamo sia un modo di aiutare anche il paese a svilupparsi nell'ottica di un maggiore efficientamento e di un miglioramento della produttività in generale. Il tema della produttività sappiamo che è un tema abbastanza scottante in Italia, si è cresciuti veramente poco nell'ultimo decennio e riteniamo che questo modello di business possa permettere in qualche maniera di superare quelle che sono magari le competenze non perfette all'interno delle aziende dei nostri clienti per poter definire quelle che sono le migliori tecnologie, sistemi di automazione che possono portare valore all'interno dell'impresa, sistemi di movimentazione autonoma, robot pallettizzatori pluriasse, sistemi pick and place, intelligenza artificiale che appoggia questi sistemi nel definire magari dove è meglio stoccare determinati beni piuttosto che in altre posizioni secondo algoritmi di apprendimento autonomo. L'impostazione della nostra visione è collegata a questo e obiettivamente i clienti ci hanno messo in mano un discreto numero di progetti per poterli avete da lavorare, insomma, avete da fare. Decisamente. Beh, peraltro, insomma, seguendo anche il suo discorso e rifacendo un'altra parola che compare nella motivazione, efficientamento, è simbolica del fatto che usciamo da questo anno particolare. Adesso lei dice abbiamo tanti progetti per le mani, insomma, efficientamento di tutto il sistema, no? Che parte poi da quello che delle singole attività come la vostra.
Sì, portare efficienza all'interno dei clienti non è mai banale, perché c'è una sorta di visione da parte del cliente, per cui l'outsourcing in qualche maniera viene visto più come un'azienda di supporto. Il nostro metodo è più proattivo, è un metodo di analisi e sintesi delle esigenze del cliente, e andiamo a verificare quelli che sono i punti di efficientamento, quelle attività magari non a valore aggiunto che vengono attualmente gestite in maniera totalmente manuale, e integrarle con un sistema di automazione a supporto delle persone, per permettere intanto di lavorare in maniera meno faticosa e dall'altro lato di essere più performanti in termini di produttività ed efficienza. Unire il flusso dei dati al flusso delle merci nella maniera coerente permette al cliente di avere più sotto controllo la propria società. Assolutamente sì. Beh, quindi tante sfide vi aspettano, oltre a quelle che avete già superato quest'anno, e la parola giusta è proprio superato, visto quello che abbiamo trascorso. E beh, a questo punto l'anno prossimo sarete ancora dei nostri per raccontarcele queste sfide, perché poi credo, no, che questi mesi saranno cruciali proprio per capire chi riuscirà a innovarsi sempre di più, visto che abbiamo parlato di progresso. Sì, ha perfettamente ragione, la speranza è la stessa. Una cosa buona che è stata fatta dal governo è il continuo dei crediti d'imposta in merito all'industria 4.0. Questo permette ai clienti di fare delle valutazioni che impattino meno sui loro conti, e quota parte del vantaggio che si crea dal credito imposta 4.0 viene girato direttamente al cliente, sebbene siamo noi gli acquirenti del sistema di movimentazione autonoma o il sistema robotico che supporta, certo, le attività. Questo permette di facilitare gli investimenti e di rendere più agevole l'impostazione e diminuire i costi unitari del progetto. Quindi, certo, siamo decisamente in dirittura d'arrivo su alcuni progetti molto interessanti qua in Italia. Quindi, insomma, vi aspetterò alla prossima edizione delle Fonti Awards l'anno prossimo. Speriamo. Certo, bravissimo. E insomma, ce lo auguriamo, perché vuol dire che saranno raggiunti altri traguardi, insomma. Però con le premesse sono certa che non è un traguardo lontano. Allora, grazie a Andrea Danesini, direttore generale di Moveo, per questo premio Eccellenza dell'Anno Innovazione e Leadership, Outsourcing e Automazione. Complimenti a lei e al suo team. Grazie mille. Anche grazie. E siamo arrivati in coda a questo appuntamento importante delle Fonti Awards 2021, undicesima edizione, dedicato al comparto assicurativo. Naturalmente grazie a tutti voi per averci seguiti, e grazie e complimenti a coloro che sono intervenuti, premiati, le eccellenze del nostro territorio. Noi continueremo a monitorare tutto quello che di bello c'è nel nostro paese. Naturalmente io vi aspetto alla prossima edizione delle Fonti Awards, e rimanete sulle Fonti TV.